Prendi la mano, ti serve la mano, ti serve la mano, perché? It's been a long day without you, my friend. Bella a tutti, mis amigos, e benvenuto nell'ultimo, si spera l'ultimo, per l'amor di Dio, episodio di Run Dead, anche detto Benedead, che è il nome che però mi fa cagare, quindi non lo uso mai. Siamo arrivati, ragazzuoli, all'ultimo episodio, in teoria. Mancano 3 livelli, ragazzi, per concludere tutto, cosa assurdissima. Quindi iniziamo, perché allora non so se riuscirò a finirlo in questo episodio, però spero e prego di sì. Un buon punto di partenza, ragazzi, che non mi ricordo di essere arrivato a questo livello. Quindi per... come vi ricordiate, ragazzi? Ma sto livello l'avevo già fatto? Porca Eva, probabilmente no. Sono vivo. Cosa fa? Stai calmo. Stai calmo. Che già è già è difficile sto gioco. Non ti ci mette pure tu. Io, ragazzi, mi ricordo oddio. Buon San Valentino, palo. Non mi ricordo neanche più a che episodio siamo arrivati, ragazzi, di Run Dead. So solo che per ora ho praticamente cristonato per arrivare fin qua. È stato impossibile. Se Dio vuole, ragazzi, che finisco questo gioco, per l'amor di Dio, non mi consigliate più. Niente, ce la farò mai. Io sono convinto di sta cosa. Perfetto. Porca la Eva ladra incastrata nel divano. Proprio è impossibile, cioè ve lo dico. Vabbè. Oddio, sono vivo. Stavo scherzando, stai calmo però. Cioè, praticamente, ragazzi, l'altro livello di Run Dead dovevo aspettare che la piscina si svuotasse. Invece questo è il contrario, devo fare prima che si riempia. C'è un macello. C'ho solo una... tra l'altro c'ho solo una gamba, devo fare un miracolo divino. Si può arrivare a un checkpoint prima di passare la vita su sto livello? No, ve lo chiedo, Poi fate come cazzo volete, niente, non c'è verso. Dai! Tiralo, porca Eva, bravissimo! Che ansia, mezz'ora per tirare la testa. Che cazzo aspetti, lo scontrino? Già è difficile, non ti ci mettere pure tu, zio. Ecco, t'ho detto io, Per carità di Dio. Sono vivo? Dai! Cosa cazzo fai? Proprio la mamma ti ha detto di fare il cretino oggi. Cioè, proprio ce l'hai nel cervello. Ci prova. Vaffanculo, vai, c'ero quasi riuscito. Fatemi provare l'ultima volta, ragazzi. Poi non provo perché no, è impossibile, se no. Ok. Fatemi provare, aspettate. Ok. Sì, sì, Dio mio. Non ci credo. Non è possibile. Veramente? Veramente. Non è possibile. Cioè, non è mai successo nella vita di fare un livello così in fretta. Dove cazzo vado? C'è qualcuno che apre il deretano e mi sparo lì? Non lo so, dimmelo. Dove cazzo... ah, oddio, dove sono? Dove cazzo sono? Ma no, sono uscito dalla mano. Ma non ci credo. Ho buggato tutto. Veramente? Ragazzi, ho buggato già... Ho buggato tutto quanto, non è possibile. Ho fatto di peggio quando andavo a scuola. Sono arrivato a scuola per non prendere il pullman anche scavalcando le macchine, quindi va bene così. Livello completato, ragazzi, se ne faccio altri 2 così. Ah no, questo è l'ultimo. Credo che sia un boss. E credetemi, potrei cristonare parecchio. The final run, Run Dead, non ci credo mai, siamo arrivati alla fine. Cioè, ci ho messo una vita per arrivare qua, una vita e mezza. Allora, questo qua è il tipo che mi ha imprigionato qua dentro, in poche parole. Quello che ha creato tutto sto reality. Perché per chi non avesse seguito all'inizio, sta roba è un reality. Non tipo Grande Fratello, un po' meno ignorante, una roba un po' più seria. Hans! Ah, zio, magna de meno, prima cosa. Seconda cosa, sei brutto. Ah, versus. Ah, perché mica fa... si fa anche il gaggio che deve fare il versus. Versus Ed, vabbè. Ah, vuoi vedere chi vince, bastardo? Guarda che è proprio strano. Crede di poter vincere. Partiamo seri, Ed hai voglia di fare il cazzone, no, dimmelo. Beh, perfetto. No, ha voglia di fare il cazzone, raga. Vabbè. Guarda, zio, un paio di minuti da cazzone te li concedo anche. Però poi basta, fai il serio. Ah, tra l'altro, ragazzi, mi sembra. Credo che sia un'unione di tutti. Che cazzo fa? Oddio, quanto sei inquietante quando corri così. Beh, io c'ho la precisione nell'anima, io, ragazzi. Stavo dicendo, credo che sia l'unione di tutti gli ostacoli finora utilizzati, credo. Non lo so, per carità. Ma dove. È lì quel bastardo, lo vedete? Cioè, io devo raggiungere il tipo? Bello lui, non ce li ha gli ostacoli, bravo. Sì, vabbè, ma quello ha pagato il gioco perché... Intanto io l'ho schivati tutti senza guardare. Sì, bravo, zio. Ma vaffanculo. T'ho preso... c'ero qua. È morto. È morto. E non è uno zombie lui, quindi non può risuscitare, come fa? Ho capito che è una gara tra noi due, ma è morto. Minchia, io e la mira siamo due cose completamente scisse dalla divina creazione. Io e i capelli ordinati, questi due, ragazzi. Hai voglia... minchia, c'ho la precisione nella... cos'è? Sono al postino, salve, avete voglia, posso entrare, grazie. Dov'è quello stronzo di prima? È laggiù? Oh! C'è... ho trovato Ben! Cazzo, c'è Ben! Ben? Non ci credo, t'ho trovato? No, ma è finto, sicurissimo. Non è finto! Premi E per celebrate, ok. Oddio, no... ah, già è vero che io sono uno zombie! Ma no!
Siamo arrivati. Ma non è vero. Ma no, fermo. No, non è possibile. Non può finire così. No, cazzo, è vero che lui è uno zombie. Me l'ho dimenticato sta cosa. No, no, ma che celebrate? Ma vaffanculo, lo sta mangiando. Cioè, io ho passato tutto il gioco cercando di trovare sto bambino. Porca Eva, alla fine l'ho trovato, ma me lo sono magnato. Alla fine era meglio se non lo finivo sto gioco. Ma non l'ho finito, non può essere così scarso il boss. No, non è vero. Ma minchia, ma erano amici. Vaffanculo, Ben, dovevi ammazzarmi. Ma che brutto. Ma vaffanculo, ma no, minchia, non dormirò mai. Che bastardi di merda. Tutta la vita, mi ha fatto una pena sto Cristiano, tutti i livelli. Me lo so mangiare. Sì, vabbè, un po' meno rude magari. No, eh. Ma questo. Ma ho veramente vinto? Ma mica, è durato 5 minuti. Cioè, mi vuoi dire che il boss finale era il più merdoso di tutti quanti? Ho finito il gioco. Non è possibile. È inutile che piangi, a coglione. Cioè, ma che boss merdoso è? Questo schifo qui, 15, ci ho messo qualcosa come 6 anni e mezzo per fare. Ma non avete idea. E poi mi fate un boss finale che dura una merda. Vabbè, ragazzi, faccio un paio di livelli bonus perché è durato un cazzo questo episodio. Ma io non ci posso mai credere. Finale più deludente della storia. Ma neanche Titanic finiva così di merda. Pollice in su, ragazzi, se volete tirare degli schiaffoni anche voi a chi ha creato il finale di sto gioco. Solo il finale, per carità. Perché il gioco era figo in sé per sé. Il finale, bello. Bella la trambata che ho appena dato. Cioè, qualcuno di voi, non mi ricordo chi, me l'aveva detto che il finale sarebbe stato un po' una merda. Ma non pensavo così di merda. Ma devi crepare anche peggio. Se l'avessi saputo, minchia, fin dall'inizio non sarei mai arrivato alla fine. Avrei interrotto prima il gameplay se l'avessi saputo prima. Vai zio, di testa, di testa. Bravo, bravo frate, bravo. Cosa fai? Prendi il sole. Ha deciso di prendere il sole, raga, è comodo. Già era una giornata di merda, potevi migliorare. Porca Eva. Un'altra grazie. Non ho parole, veramente non ho parole. Cioè io veramente. No, porca la Eva, mignotta Laida. Ma perché devi farmi. Già che ti odio la famiglia, almeno fai un salto decente. Tutti me lo dovete commentare sotto scrivendomi l'incazzatura mondiale che c'avete. No, perché non è possibile. Madonna, quanto sei storto da una mille. Salta, bravo zio, bravo. Oddio. Anni per arrivare qua, non ci posso credere. Ma vedi di svenire alla fine. Vabbè, già era difficile. Dov'è il traguardo? Il traguardo è laggiù il traguardo. Ci arrivo 6 volte, ci arrivo, credimi. Sì, vabbè. Ci arrivo così. Ho deciso. Niente, scherzavo. Porca mignotta, tua sorella zozza. Che al finale di sto gioco preferiva un carcio in bocca. Vabbè. Cos'è il Super Bowl? Cos'è? Come stai strisciando, frate? Vai. In ragdoll. Tutto in ragdoll. Porca Eva. Dai. Oh zio, sei alla fine. Che cazzo l'è? Cosa fa? Cosa fai? Deficiente. Bravo. Prendi la mano, ti serve la mano. No, perché? It's been a long day without you, my friend. Ma è impossibile. Ah, attenzione. Sei vivo, zio. Svegliati, bravo. Sì. Quanto è impossibile. Quanto? Cioè, ma mo cado perché non guardo dove vado. Beh, vedi che ha imprigionato il bambino. Io pensavo, ho sempre pensato di doverlo salvare. Ma convinto proprio. L'ultimo, ragazzi, l'ultimo bonus che c'è. Che c'ha 2 checkpoint che saranno impossibili. Non mi togliere il buon umore perché giuro che esco dalla vita. Ok. Ragazzi, meno droghe. Grazie. Sì, ma come fai? È impossibile. Come lo salto? Ah, zio, 2 lame, 2. Una su, una giù. Se salto più quella su, se non salto più quella giù. No, me lo spieghi, mo. Cosa cazzo fai? Come faccio? Oh, non ce la faccio a saltarli tutti e due. No, non è vero. Dove sono? Sono uscito. Che cazzo vi ballate? Sono qui. Ah, regà, sono qua. Non so se mi avete visto. In teoria io non dovrei essere fuori, ragazzi. È un bug questo, però vabbè. Mi sto sfruttando tutto il gioco per passare da fuori per poter vincere il livello. Però non so dove il finale. Se riesco a vincere così, basta, me ne vado. Dove devo andare, regà? Spiegate. Eccolo. Il checkpoint. Oh, ti prego, Oddio, il finale. Ti prego, prendi il finale. Pubblico, sono qui. Guardate a quanto sono dal finale. Non so se vi rendete conto. Dai, zio, guarda quanto siamo. Ma non ci posso credere mai. Non è possibile. A un mille. Sì! Ho buggato tutto, ma ho vinto, raga. Io non ho parole. Quante cose sono successe nell'ultimo episodio? Ma poi, ragazzi, ho finito tutto tranne questo, che è un livello che per sbloccarlo ci vogliono 320 scatoline. Che tradotto in italiano significa che dovrei perdere tanta vita sociale, più di quella che perdo attualmente. Ma perché sto livello è vuoto, è nero? Non lo giochiamo perché è nero. Razzismo sui livelli. Non mi ricordo di aver mai giocato un finale così deludente. Così tanto deludente. Bruttissimo. Cioè, deludente nel senso. Il finale è bello perché sorprende. Ma porca la Eva incastrata ancora nel divano. Non si può finire. Tutta sta merda che mi sono fatto non può finire così. Chiudiamo la parentesi. Un mi piace. O per ogni mi piace uno schiaffo ai creatori di sto gioco. E ci vuole. Spero che il video vi sia piaciuto. Finale a parte. Come al solito, se il video è piaciuto, lasciate un commento e un mi piace. Anche la pagina di Facebook con i video tratta nella descrizione. Se non siete iscritti, iscrivetevi. Ci vediamo al prossimo video. Bella, ragazzi.